I've been looking under rocks and breaking locks, just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac, 5 steps behind you. Tell them other girls they can hit the exit check, please, 'cause I finally found a girl of my dreams. It's much more than a Grammy award, that's how much you mean to me. You could be my it girl, baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we did, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. I just wanna rock all night long and put you in the middle of my spotlight. You could be my it girl. You're my biggest hit, girl. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. Let me play it loud, like. Let me play it loud. You can't help but turn them heads, not get them dead. Like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they could lose your number, you're done. They don't get another shot 'cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl. Baby, you're the shit girl. Loving you could be a crime. Crazy how we did, girl. This is it, girl. Give me 25 to life. Yeah.
Per la seconda giornata della Summer Weekend Soccer siamo qui con Giovanni Fisichella, Giovanni Di Giorgio ed Hermes Bonaccorsi della squadra di quelli del mercoledì. Intanto vi faccio i complimenti a tutti e tre perché oggi è stata una vittoria, diciamo, dell'intero gruppo. Se abbiamo dato il migliore a Giovanni Di Giorgio, però c'è da fare un merito a tutta quanta la squadra. Allora, partiamo da Giovanni, che oggi comunque ha puntualizzato degli errori che ci sono stati durante le fasi di gioco. Sono scarsissimi. Giovanni, secondo te cosa avete avuto in più rispetto agli avversari? Invece cosa vi è mancato, soprattutto quando gli avversari abbiamo hanno cercato di recuperare? Abbiamo avuto un po' di grinta in più. E poi ci è mancato che abbiamo giocato disorganizzati, fuori ruolo. Ci mancavano un po' di elementi. Alla fine, con la grinta abbiamo vinto. Ci mancava il centrale, che è molto importante. Però ci ha ammaronato per un'altra partita, perciò ci ha ammaronato. Hermes, invece cosa è cambiato secondo te nel secondo tempo, soprattutto quando vi stavate facendo recuperare la partita, anzi gli avversari sono proprio arrivati a pareggiarvi la partita per 4-4? Forse eravamo convinti di aver vinto la partita, invece ancora era dura, infatti è stanco. Abbiamo continuato, abbiamo ripreso a giocare e questo ci ha dato la vittoria. La settimana scorsa purtroppo non è arrivata la vittoria, però vi siete subito rifatti questa settimana. La settimana scorsa abbiamo giocato molto molto male di fronte ad oggi, però comunque speriamo per il futuro meglio. Oh, volevo fare una dedica, posso? Per carità. Tutta la squadra, oh, tutta la squadra. Ci stiamo 10 secondi, cameraman. Oh, bene, ok, tutti. Un saluto a Gianni Zappalà 10 Castello. La cucca. Sei una cucca. Va bene, ringraziamo allora la rosa di quelli del mercoledì e li rimandiamo alla prossima.